Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Gianni Sperti non è solo un ex ballerino e un opinionista di Uomini e Donne, ma anche un dottore. La sua laurea vi sorprenderà. Gianni Sperti è da anni un protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Dopo essere stato per anni un ballerino, lavorando in trasmissioni come Buona Domenica e La Sua L'Ultima, da anni occupa la poltrona di opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari. Oltre a lavorare in televisione, tuttavia, Sperti non ha abbandonato quella che potrebbe essere una soluzione professionale alternativa. Non tutti, infatti, lo sanno, ma Gianni non ha mai abbandonato gli studi universitari ed è riuscito anche a raggiungere l'importante traguardo della laurea. Ma sapete in cosa è riuscito a laurearsi? Un dottore a Uomini e Donne, Gianni Sperti spiazza con la sua laurea. Nel mondo dello spettacolo, sono tanti i personaggi che hanno comunque conseguito una laurea nonostante abbiano, poi, scelto una strada totalmente diversa dalla laurea conseguita. Annalisa, ad esempio, è laureata in fisica, ma ha trovato nella musica la propria strada, e anche la food blogger Benedetta Rossi, prima di trovare il proprio successo in cucina, si è laureata sfruttando, poi, le conoscenze acquisite con gli studi universitari per la sua attività di food blogger. Una laurea è stata conseguita anche da Gianni Sperti che, tra una puntata e l'altra di Uomini e Donne, nel 2017, è riuscito a conseguire la laurea in economia aziendale con una tesi dal titolo Insegnamento di metodologia e determinazioni quantitative dell'azienda. Un traguardo importantissimo per Sperti che ha dedicato la sua personale vittoria ai genitori. Mamma e papà, questo traguardo che ho raggiunto per una mia crescita personale, perché penso che la cultura sia un pozzo senza fondo, lo voglio dedicare a voi. Quando da ragazzo ho deciso di lasciare gli studi per inseguire i miei sogni, la mia passione, la danza, non mi avete mai tarpato le ali, ma ricordo il vostro dispiacere. Giustificato, ha scritto all'epoca l'opinionista di Uomini e Donne. Quando quel traguardo sembrava ormai irraggiungibile, l'ex marito di Paola Barale, che vive in una casa che ricorda la sua personalità, è riuscito a trovare il tempo e la forza per concludere il suo percorso universitario. Ecco, a distanza di anni ho trovato il tempo di studiare, con la forza di volontà che utilizzo per raggiungere tutti i miei obiettivi, e sono diventato dottore in economia aziendale. Vostro figlio Gianni, ha concluso. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.